Ciao a tutti ragazzi, sono Sergio Adene, benvenuti sul mio canale. Siamo approdati in via definitiva su FIFA 19. Primo pronostico, Barcellona-Tottenham. Porterò purtroppo un solo pronostico di questa giornata di Champions League, porterò invece anche un pronostico d'Europa League sicuramente. Sempre che ce la faccio, poi quello lo registro, poi vediamo. E si tratta di Barcellona-Tottenham. Ho pubblicato il sondaggio, avete strabattuto il Tottenham, quindi avete votato quasi tutti Barcellona, però dopo vi farò vedere le statistiche e in realtà non c'è così tanto da dare scontata la cosa. Anzi, il Tottenham è più forte del Barcellona. Cioè, forse di uno o di due, però insomma, la partita sarà molto molto difficile. E quindi inauguriamo così questa nuova serie di pronostici su FIFA 19. Ok, passiamo alla facecam. Eccoci qui, indosseremo la maglia gialla per il Barcellona, mentre la maglia bianca per il Tottenham. Sempre 5 minuti campione, Tottenham Stadium, anche se si gioca ancora a Wembley. Anzi, siamo a Wembley. Allora, personalizzata. Che bello, si può giocare la Champions alle 12. Cavolo. Però comunque sarà alle 21. Autunno, ok, sereno. Oh, vabbè, pallone. Ah, può usare anche palloni non della Champions League. Perfetto. Andiamo a sistemare la formazione che, sempre di consuetudine, tutti downgradati. Tutti downgradati. Promette bene. Mettiamo Ter Stegen in porta, ovviamente. Jordi Alba, avevo letto Alaba, non so come mai. Un TT piqué anche perché fa giocare Lenglet, non so quanto possa essere produttivo. A destra Roberto Massimiliano potrebbe avere una piccola chance. Rakitic, Busquets, Coutinho, Vidal potrà entrare. Dembélé per forza, Suarez e Leo Messi, non si legge però, se no cade, è tutto in bilico la telecamera, quindi tutto in bilico, quindi cadrebbe giù tutto. Non abbiamo visto la formazione di Tottenham, la vedremo in corso d'opera. Abbiamo già utilizzato FIFA 19, la versione demo, giocando un altro pronostico di Champions League, tale Real Madrid Roma, in cui abbiamo perso 1-0 usando la Roma, quindi abbiamo fatto un partitone che poi non è neanche andato così. La Roma ne ha presi molti di più. Riparte la UEFA Champions League. Primo atto della fase a gironi, stadio pieno per questo match fra due delle grandi protagoniste del calcio europeo. Anch'io Pierre, E sto quindi, contando i minuti che ci perché aveva separano detto dal prima rischio per fare il d'inizio, giro, non ormai so come mai. manca poco. Tutto è pronto E per quindi ragazzi, l'inizio adesso della siamo sulla sfida versione fra definitiva. Tottenham e Non Barcellona. c'era neanche Barcellona versione demo, quindi non posso neanche fare il trucchetto, stiamo giocando a FIFA 19 in realtà soltanto la demo, perché Barcellona, sapete benissimo, Barcellona e Camp Nou sono un'esclusiva di PES, però comunque FIFA è riuscita a tenere la licenza, come è prevedibile, e il Camp Nou che l'ultima volta che il Camp Nou è stato su FIFA 17 e credo FIFA 15 abbia avuto il Camp Nou, mentre dopo è stata un'esclusiva di PES fissa. E braccio PES ha perso tutte le licenze, almeno. Almeno Barcellona dateglielo, almeno uno si spartisce la Madrid, uno si spartisce il Barcellona, che poi Ronaldo essendo andato alla Juventus si è focalizzato più sulla Juventus FIFA. Ecco qua, Ali, Lee, Son, Kane. Ali e Kane che ci hanno, La magia, insomma, spettacolo durante i del calcio, mondiali, queste sono le premesse del match di oggi. D'altronde, quando scendi in dato campo in ricordi di Barcellona, quest'estate, avvicinarsi che è comunque, ragazzi, impossibile, è ed è finita, ma non è impossibile finita ode. perché sono 31 gradi, Rischia di quindi perdere il conto ora delle azioni magari da gol, tanto vanno mi state veloci. guardando dalla Valle Allora, d'Aosta, non andiamo sono 31 seri. gradi, ma qua in Toscana, ragazzi, si va ancora tranquillamente al mare. Ora non sparatemi da dietro lo schermo, però Sembrano voler ragazzi, si va lottare anche tranquillamente al oggi. mare. Una tattica Si fa tutto incentrata quel da che si è Pressing, fatto capito? finora. Allora, Lloris, Trippier, Rose, Inspirazione e Alderweireld, intelligenza. Vertonghen, Son, Rudiger Kane, invece Dier, è Dembélé quello e che ha avuto la Eriksen, maggior Vorma, Sanchez, fortuna. Lamela, Abbiamo Wanyama, visto Aurier, ieri Lucas e Dembélé che ha Davis fatto sono i gol. Il suo sostituti. Lucas scelto Moura, effettivamente ovviamente. questa fosse quella giusta per 4-4-1-1. sfruttare meglio il Kane là potenziale di davanti, ragazzi, Coutinho e potrebbe essere Simone. veramente un grosso problema da poter arginare. Noi comunque Barcellona che abbiamo si nota Messi e molto Suarez divertimento nei davanti. gol.
insieme alla formazione che avete visto, Ter Stegen, Piqué, Rakitic, Busquets, Coutinho, eccetera, eccetera. Loro hanno, cioè, poi chiamiamo Siles, Semedo, Arthur, Rafinha, Malcolm, Lenglet e Vidal. Lenglet e Vidal. Non riesco a pronunciare i nomi, non so come mai. Diciamo che se avessi ottenuto Deulofeu l'avrei utilizzato sulla sinistra, però ragazzi, non importa. Mi hanno già fatto qualcosa che non va bene, tipo mettere il tele, e adesso si può tranquillamente, ragazzi, andare. Se no il destro di Ali subito. Cioè, il video al fondo. Hanno messo addirittura anche il font originale, perché sappiamo che nella Premier League e nella Liga il font è... c'hanno tutte le squadre ed è utilizzabile solo in campionato e nemmeno nelle coppe. Finalmente abbiamo questa novità. Messi, perché ha calciato di destro? Rete! Fuori gioco. Perché? Infatti non vedevo che... vedevo che non andava il risultato avanti. Il replay dà ragione all'assistente, era offside. Sì, evidente, fuori gioco. Poi la cosa che non capisco è perché Messi abbia calciato di sinistro. Non la capisco proprio. Però, ragazzi, è andata così. Forse si presenterà qualche altra occasione. Attenzione a Trippia! Già seconda volta che si fa pericoloso il Tottenham, però quelli più vicini ci siamo andati noi, perché ci hanno annullato un gol che era da annullare, però insomma molto al limite. Attenzione a Dembélé. Dembélé, quello loro, però terzo tiro che non va in porta, però ragazzi prima o poi ci andrà, ne sono sicurissimo. Bello, Dembélé, 27esimo, 28esimo, sblocca il Barcellona, Dembélé. Risultato del Kifeo, ragazzi, è qualcosa di unico. Rete di Dembélé, filtrante di, credo, Busquets, non sono sicuro. Tiro a giro, perché a botta sicura l'avrei sparata addosso a Lloris, che tra l'altro giusto è stata pure una deviazione per forza, perché la palla era destinata all'angolino. E si va sull'1-0. Gol di Ousmane Dembélé. Si va avanti. Suarez, posizione regolare. Che spuma, grande lavoro della difesa. Angolo? Ma vabbè. Sarà tiro dalla bandierina per il Barcellona. Va Messi, dove c'è Piqué, la palla rimane lì. Coutinho a botta sicura, insomma, neanche tanto. Rakitic ribattuto. Piqué, si rimane in attacco. Sergi Roberto. No, brutta per Messi. Attenzione a Suarez. Dembélé ancora lì. Dembélé spara addosso a Lloris, tirato di sinistro, non capisco come mai. Calcio d'angolo. Con i 3 minuti di recupero. Busquets di testa. Lloris cosa ha preso? Complimenti al portiere francese. Lloris è stato sempre un problema, anche ai mondiali. Infatti mancava poco, parava anche il gol che abbiamo fatto. Coutinho dentro, Messi è troppo basso per prendere di testa. Sveglia. Poi colpo di petto di Suarez. Palla a Lloris, si va al riposo. Il punteggio di 1-0. Gol di Ousmane Dembélé. Gli spogliatoi per il momento. 1-0 dopo i primi 45. E che dire? Dire che 6 tiri in porta a 0. Quindi c'è anche da dire che il Tottenham ci abbia poi provato più di tanto. Però insomma il Tottenham fino al gol di 1-0 ha fatto 3 tiri insidiosi, finiti sul fondo, ma comunque da tenere di conto. Siamo già di là. Messi, dove c'è? C'è Suarez! C'è Suarez! 2-0! 2-0! Pa-pa-pa-pa-pa-pan! Suarez! Io parlavo, andava avanti. Pa-pa-pa-pan! Pistolero Suarez. 2-0.
si gonfia la rete. E qua Lloris guarda passare la palla. Colpisce di testa, benissimo. L'attaccante uruguaiano. Abbraccio fedele di Sergi Roberto. 2-0. 48esimo Suarez mette un piede e mezzo nella non sconfitta del Barcellona. C'è tanto il lancio. Tocco orizzontale. Cerca il traversone. Son va al cross, esce Sillesse, la palla rimane lì. Destro, sinistro di Harry Kane. Bravissimo il portiere tedesco. Tra parentesi, il primo tiro del Tottenham. Facciamo un paio di cambi. Entrerà Vidal sicuramente. Per Rakitic. E Semedo per Roberto. Malcolm entra. Non so, potrebbe fare anche attaccante sinistro. No, può essere attaccante destro. Suarez la fascia non la può fare. E vabbè ragazzi, rimarrà sulla sinistra. Anche se è destro, tanto ormai. Meglio mezz'ora di Malcolm in forma che un'ora di... cosa ho sbagliato? Ok, meglio mezz'ora di Malcolm fresco che mezz'ora di Dembélé stanco. Tanto ancora... Cosa è stata una deviazione tra l'altro? Ancora il loro Dembélé. Tanto ci è rimasto solo loro perché non si abbiamo sostituito. Busquets al contropiede. Vedremo se basterà per raggiungere almeno il pareggio. Palla per Vidal di sinistro. Bravissimo Lloris che sta tenendo in piedi il Tottenham. Messi la bandierina forse troppo debole. Forse no, c'è comunque la mano di Lloris. Che Alba non ha spazio. Coutinho, ancora Lloris, ragazzi. Che prestazione del portiere francese, veramente da applausi. La serie riesce a salvarla Coutinho, sì. Vede Messi, ancora Lloris. Messi solo come un cane là davanti. Non ci vogliono far fare il terzo, capito. Tanto palla qua. Si fa un po' di giri strani. Poi palla ancora a Hugo Lloris, ragazzi. Cioè, chissà quando ricapiterà a me di fare un gol così. Provvidenziale qui Alderweireld. Occhio a Messi che è solo. Messi! Cosa ha fatto Leo Messi, ragazzi? Ragazzi, se si chiama Leo Messi, c'è un motivo. Guardate qua. 1, 2, 3. Via, tira a giro. Lloris questa volta, ragazzi. Non ci può fare niente. E questa sarà una bella copertina. Di Leo Messi con sfocato Luis Suarez sul fondo. Questa sarà una bella copertina. È stata anche una bella partita. 3-0 secco, ragazzi. Ci voleva. FIFA non ha presentato glitch, problemi, barare, insomma. Parte di Lloris veramente incredibile. Però comunque la partita alla fine ce la siamo portati a casa, anche se finirà 3-1. Cosa non escludibile. Stato c'è un altro calcio d'angolo per il Barcellona. Possiamo anche tornare sull'equilibrata. Tanto ormai credo sia vinta. Ancora Messi che va al cross dove c'è Vidal di testa. Danny Rose. 3 di recupero, cercava di intrattenere fino alla fine. Questo calcio di punizione di Eriksen. Ancora il danese dentro. Wanyama sponda, ancora Wanyama destro, angolo per il Tottenham, che comunque ragazzi ha fatto una partita degna di, cioè, in assoluto, esce a testa altissima da Wembley. Destro, tra poco c'è una 3-1.
con ancora Wanyama, ragazzi. Sta giocando da solo. Lui e Reese stanno giocando. Non è neanche Danny Rose. Tempo per un'ultima azione. No, perché si va tutti sotto la doccia. Finisce 3-0 per il Barcellona. Cosa che potrebbe succedere. Potrebbe succedere. Dembélé, Suarez e Messi, il trio delle meraviglie, anche se non c'è più Neymar, decide la partita. E comunque, ragazzi, bisogna dire che l'ha decisa anche Lloris, con delle parate veramente incredibili. Ter Stegen ha fatto quelle due o tre parate belle, ma sicuramente Lloris, secondo me, migliore dei suoi e credo anche migliore di Messi, se Messi non avesse fatto quel gol lì, a parere mio. Poi Messi ha fatto anche l'assist, e ora vediamo le valutazioni insieme tranquillamente. E passo verso il successo, ok. Messi 9,5, tiri in porta 9-2 per il Barcellona, cioè tanta roba. 9,5 Messi, tutti gli altri ragazzi non raggiungono l'8. A parte Dembélé che ha preso 8,3 per aver segnato il gol, 8,1 ha preso Piqué, che comunque dietro si è fatto valere, e ha dato solo 6,9 a Lloris, che poi meglio di lui ha fatto Vertonghen, Eriksen. Ha fatto meglio di lui alla fine. Vediamo, Marina ha fatto anche qualcuno in panchina. No. Sì, qui in panchina Son e Ali hanno fatto come lui. Ragazzi, io vi ringrazio della visione. Ci vediamo prima possibile con un altro pronostico, perché c'è anche Europa League che tira tutti la snobba, no? Napoli come primo, poi. Non è una presa in giro, però, ragazzi. Napoli tutti gli anni... va... cioè, tutti gli anni che va in Europa League la snobba... e si fa eliminare quando tutte le carte regola per vincere. L'anno scorso assolutamente le carte regola per vincere l'Europa League, però ragazzi, Sarri purtroppo snobbava e fortunatamente Ancelotti quest'anno ha deciso di lottare per tutti gli obiettivi. Non tifo Napoli, però ragazzi, sono veramente contento di riuscire a portare a casa qualche titolo. Ci vediamo prestissimo, tornerà l'Europa League e vi spoilerò che tornerà il Milan finalmente. Primo pronostico col Milan, Un pronostico col Milan fu a ottobre, tipo Milan-Inter il derby, ma fu una partita combo contro combo, quindi proprio partite insignificanti. Vi ringrazio la visione, lasciate like, iscrivetevi come al solito, tanto è una cosa che vi chiedo tutte le volte, e c'è molta gente che la fa. E niente, ciao a tutti ragazzi, e alla prossima. Dal vostro Sergio. Ciao!